Ci sono due possibilità per collegare un microprocessore a dei pulsanti, con una resistenza di pull up o una resistenza di pull down. Nel primo caso l'ingresso GPIO è sempre in tensione e va a zero solo quando il pulsante è premuto, metodo pull up. Nel secondo caso invece l'ingresso è sempre a 0 volt e passa in tensione solo quando il pulsante è premuto, metodo pull down. Per controllare lo stato di un pulsante utilizzeremo l'istruzione digital read. Questa istruzione legge il valore su uno specifico pin digitale che può assumere due valori, high o low. Detto in modo meno informatico e più elettronico, verifica se su un determinato pin è applicata una tensione di più 5 volt, high, o di 0 volt, definito low. Lo scopo di questa lezione è realizzare un programma che permette di accendere una luce quando premiamo un pulsante e quando viene nuovamente ripremuto, il pulsante spegne la luce.